E se il tuo errore potesse farti crescere? Come reagisci quando commetti degli errori? Per esempio, come ti senti dopo aver inviato una mail alla persona sbagliata? Cosa provi quando sfoghi la tua rabbia sui tuoi figli o quando ti dimentichi di pagare una fattura importante in tempo o quando ti capita di non riconoscere qualcuno? La maggior parte delle volte non gestiamo bene i nostri errori. Siamo spesso pieni di sensi di colpa. Ma se ci pensiamo bene, i nostri errori sono preziosi, ci insegnano a migliorare. Qualcuno una volta ha detto: fare errori significa solo imparare più velocemente. Oggi vedi i tuoi errori per quello che sono davvero: un passo, un mezzo per migliorare e imparare più velocemente, non una ghigliottina alla spada di Damocle che incombe sulla tua testa o una condanna perenne. La Bibbia dice: non c'è dunque più condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Romani 8:1. Non c'è più nulla che possa condannarti o accusarti. I tuoi errori non sono lì per condannarti o farti sentire colpevole, ti aiutano a imparare più velocemente. Quindi risollevati e ricevi la grazia e il perdono, non la condanna. Grazie di esistere. Eric Sellerier.